Buonasera, mi sentite? Non so cosa sia successo, ma è venuto giù Zoom. Datemi gentilmente un feedback se mi sentite e vedete il monitor. Chiedo scusa per l'inconveniente. Ok, si vede e si sente. Perfetto. Allora, possiamo iniziare. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 71% e il 65% dei conti dei clienti al dettaglio, rispettivamente con TIC 1000 UK LTD e TIC 1000 Europe LTD, perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera parleremo della CQG, che è una piattaforma dedicata esclusivamente ai mercati regolamentati, quindi parliamo di futures. Magari molti di voi già conoscono la CQG perché la utilizzano con altri broker. Questa CQG dà la possibilità, nel particolare andremo a vedere la CQG desktop, di poter negoziare direttamente su tutti i mercati regolamentati e attraverso appunto futures e opzioni. Prima di entrare nel vivo e quindi mostrarvi le varie caratteristiche della piattaforma, vi faccio vedere un po' quella che è l'area clienti di TIC 1000 e come poi sottoscrivere questo tipo di diciamo soluzione dedicata, come dicevo, esclusivamente ai futures. Molti di voi che stanno seguendo questo webinar sicuramente avranno un conto già real con TIC 1000, ma dedicato ai CFD. Bene, i futures sono completamente un'altra cosa, quindi bisogna effettuare due tipi di sottoscrizioni. Quindi se si ha già quella con i CFD, vale quella registrazione, altrimenti bisogna rifare nuovamente tutta la registrazione con TIC 1000, quindi compilare il vario modulo di registrazione e inviare la documentazione, che poi è lo stesso di quello di CFD, ossia un documento di identità e una prova di residenza. Una volta che è stata poi, diciamo, abilitata la vostra area clienti, entrerete in questa area clienti che vi sto mostrando, dove ci sono poi le varie sottoscrizioni che si possono effettuare. Una di queste, che è quella poi vedremo questa sera, è la C2G, la piattaforma C2G, che ha un costo di $25 al mese. Poi ce ne sono altre qui che vedete, come ad esempio Multichart, Sierra Chart, TradingView, e altre che sono connessioni API. Quindi in questo caso cosa significa? Che noi diamo il data feed a quei clienti che hanno già una propria piattaforma, quindi magari hanno una membership attiva di annuale come Multichart, quindi hanno già una piattaforma che pagano loro mensilmente e non vogliono pagarne un'altra, quindi aggiungere i $25 del costo della C2G Platform, ma hanno bisogno solo della, diciamo, di questa, del data feed, e quindi vanno a pagare una piccola parte, che sono $10, per permettere la connessione a Multichart, Sierra Chart o TradingView, che tra l'altro TradingView ha fatto un webinar precedente dedicato ai futures, è ancora in promozione qualche giorno TradingView, dove non c'è il costo di $10 al mese per fare la connessione API. Quindi, oltre poi al costo della piattaforma, i futures, a differenza di CFD, hanno un data feed che si paga, quindi viene diviso in due tipi di livelli: il livello 1, quello che vi fa vedere solo il bid e ask, praticamente quello che abbiamo anche sulla MetaTrader 4 o MetaTrader 5, quello che è, quindi dedicato al mondo CFD. Se volete soltanto appunto il bid e l'ask, pagate pochi dollari per avere comunque l'accesso al mercato. Ad esempio, se vi interessano solo gli strumenti negoziati sul CME, potete pagare $1 al mese
per i dati in tempo reale, dove mi fa vedere il bid, il miglior bid e ask. Se invece mi interessa la profondità del mercato, quindi tutti i livelli del mercato, c'è un costo di $11 e questo vale per qualsiasi poi exchange che voi andate a scegliere, quindi anche il Cbot, il Comex, il NYMEX. L'Eurex invece è disponibile solo come livello 2, quindi l'Eurex è dove viene praticamente negoziato il DAX, è disponibile solo la profondità di mercato, quindi con tutti i vari livelli del bid e dell'ask, e con un costo di $17. Se mi interessa prendere un po' tutti quelli che sono i vari exchange, perché negoziate anche altri strumenti al di fuori magari degli indici o delle valute, c'è un bundle che Tickmill dà comunque in promozione, che vi permette di acquisire il primo livello di tutte e cinque CMS, Bot, Comex e NYMEX, quindi parliamo di quelli americani, a $3, invece di pagare $1 per ogni data feed. Se invece vi interessa avere la profondità del mercato, potete acquistare a $31 al mese, quindi avere i livelli, il secondo livello per tutti gli altri exchange, che quindi questo costo poi andrebbe aggiunto a quella della piattaforma C2G. Quindi un po' questo è il discorso legato alle sottoscrizioni. Una volta che avete scelto la piattaforma, in questo caso la CQG, avete, ecco, l'accesso poi direttamente al mercato. Come si presenta la CQG? Allora, siccome è una piattaforma abbastanza professionale, che ha diversi tool, diverse caratteristiche, quindi magari non è, così al primo impatto intuitiva come può essere una MetaTrader 4 o una MetaTrader 5, Tickmill che cosa ha pensato? Dà disponibile già delle dashboard preimpostate, in modo tale da avere un po' tutte quelle che sono le necessità, caratteristiche e tool che possono essere utili per un trader che poi va a negoziare sui futures. Quindi ci sono sei tipi di dashboard che troverete. Questo vale per qualsiasi altro cliente. Poi vedete che qui c'è scritto un Cerigola. Questa è una dashboard che mi sono creato io in maniera personalizzata, perché ovviamente poi potete personalizzare quelle che sono le vostre dashboard. Quindi, parlando di quelle che offre Tickmill, abbiamo una Tickmill default, dove abbiamo su una parte sinistra, qui vedete il book con i vari livelli del mercato. Poi c'è il grafico con lo strumento, che in questo caso è il micro euro dollaro. Dall'altra parte abbiamo anche un altro time frame, perché magari per chi vuole negoziare su due time frame differenti, con uno spazio temporale diverso. Sulla parte bassa abbiamo una lista dei vari strumenti che troviamo con Tickmill, che quindi possono essere negoziabili. Sono divisi per, settore. In questo caso abbiamo gli indici, vedete, c'è tutta una serie di indici partendo dall'S&P. Noterete che se cliccate su un singolo strumento, ogni singolo strumento va a cambiare poi quelle che sono il time frame, e si adatta anche il book allo strumento su cui sto cliccando. Quindi, se passo ad esempio sul mini Dow Jones, vedete che anche qui diventa Dow Jones. Poi, se volete invece avere uno specifico strumento, basta poi cambiare il colore, quindi assegnargli il colore che preferite. Questa è un po' la lista degli indici, che ce ne sono diversi. C'è l'S&P, il Nasdaq, il Dow Jones, il Russell, che non è presente con Tickmill, con l'MT4. Qualcuno mi ha chiesto per CFD sul Russell, che non abbiamo, però è negoziabile con i futures, quindi gli strumenti che non ci sono sulla MetaTrader 4, poi molti li trovate, li vedremo comunque sulla piattaforma CQG. C'è poi il mini DAX, l'Eurostoxx e il Nikkei. Questa è un po' la sezione degli indici. Cambiando, poi ci sono i financials, e parliamo dei treasury, quindi parliamo di mercati sul Globex,
E ne trovate diversi, quindi anche poi sull'Eurex, perché ci sono comunque anche le obbligazioni. Alcune di queste ci sono anche su MetaTrader 4, però ad esempio il T-Note non c'è sulla MetaTrader 4, lo trovate qui nella sezione Financials. Poi, ancora sugli strumenti che sono negoziabili, qui abbiamo le valute, quindi non solo euro, ma anche il micro e il mini euro, che sono comunque dei contratti, degli strumenti che stanno andando molto forte sul mercato del CME, e infatti stanno avendo dei volumi molto interessanti, e vi consiglio comunque di dargli sempre un'occhiata, perché sono comunque condizioni molto favorevoli, che dopo vi faccio vedere. E continuando poi con i vari strumenti, abbiamo ad esempio anche il mini crude oil sui mercati degli energetici, il natural gas, che non è presente con Tikmil sulla MetaTrader 4, quindi c'è sia il natural gas, il contratto, diciamo, quello standard, che poi anche il mini gas naturale. E ci sono anche poi altri strumenti che non troverete sicuramente sulla MetaTrader 4, come il rame, e qui parliamo appunto di metalli. Poi io scorro un po' diversi, poi tenete conto che sulla CQG avete 21 giorni per la demo, quindi a differenza delle commissioni API, dove non è possibile avere una demo. Quindi ad esempio, se mi chiedete di voler provare il data feed su molti chart, non è possibile farlo, perché quello è appunto un data feed che noi concediamo a chi ha già la multichart. Quindi si presume che la multichart voi già la conosciate, proprio perché state cercando invece il data feed, e lì non potete avere nessun periodo di prova. In questo caso, invece, se volete negoziare direttamente con la CQG, però non vi sentite a vostro agio, perché magari è una piattaforma nuova, o perché magari ancora non siete avvezzi con gli strumenti, con i mercati regolamentati, perché hanno delle caratteristiche del tutto differenti, soprattutto sulla marginazione rispetto ai contratti CFD, e poi diciamocelo chiaramente, sono molto più complicati rispetto a quelli che sono a cui siamo abituati. Io stesso faccio ancora fatica comunque a negoziare in maniera del tutto automatica sui futures. Do sempre più un occhio rispetto a quello che magari faccio sulla MetaTrader 4, lo faccio in maniera automatica. Qui, prima di inserire un ordine, lo riguardo 3-4 volte, perché magari poi posso sbagliare, ci sono delle condizioni diverse, anche magari come lanciare l'ordine è diverso rispetto alla MetaTrader 4. Quindi ci sono diverse caratteristiche, ritornando al discorso degli strumenti, che poi sono, diciamo, io ve l'ho fatta adesso scorrere qui, magari ci perdiamo tempo a vedere un centinaio di strumenti, quindi ve ne andate a guardare, anche perché avevo intenzione di, diciamo, dedicare una mezz'oretta alla presentazione della CQG, per non annoiarvi troppo, e quindi poi magari demandarvi al discorso della piattaforma demo. Quindi ve la andate a scaricare, in modo tale da provarla per 3 settimane. Trovate tutta la lista con le commissioni, i margini, perché praticamente non c'è un discorso di leva. Io faccio dei parallelismi con la MetaTrader 4, perché molti clienti di Tikmil mi chiedono, fanno comunque dei paragoni con la MetaTrader 4. Alla fine, essere clienti retail o professional sui futures non cambia tantissimo, perché il margine è sempre lo stesso. Ad esempio, vedete qui che per aprire una posizione standard sul British Pound, quindi sulla sterlina, il margine iniziale dell'exchange è di 2.150 dollari. Il margine totale, quindi quello che poi chiede, aggiunge Tikmil, è di 2.365. Quindi qui essere professional o retail cambia poco, perché comunque il margine iniziale è sempre di 2.365. Quindi poi ci sono riportati anche i costi, che sono molto competitivi, perché parliamo di un costo totale di 2,92 dollari, quindi per aprire un contratto. E trovate tutta la lista dal sito di Tikmil. Sulla sezione Tikmil UK ci sono poi, andando
trading sulla sezione futures e option trovate tutte queste caratteristiche dedicate ai vari strumenti, anche poi con le specifiche del contratto, quindi col tick size, il tick value e anche gli orari di contrattazione che sono date direttamente dai mercati regolamentati, quindi non sono decise dal broker. Tutto chiaro fino a qui? Vediamo se c'è qualche domanda relativa a quello che ho fatto vedere. È presente l'order flow, il volume profile, poi questo lo vediamo. Ci sono anche i contratti micro, futures dei derivati, sì, ci sono anche i contratti micro, quindi possono essere, diciamo, filtrati direttamente anche dalla pagina per vedere un po' quelle che sono le caratteristiche. Asset size, vedete che ci sono tutti i vari micro con i margini iniziali che sono molto abbordabili. Per esempio, per aprire un micro in mini Nasdaq sono $1,760 con una commissione di $1. Ci sono anche le opzioni. Allora, opzioni poi lo vediamo dopo quando presento la dashboard. Adesso ritorno sulla piattaforma. Allora, il default ve l'ho spiegato praticamente molto semplice. Questa è la schermata degli ordini che poi magari vi diamo un'occhiata dopo, così apriamo un ordine per vedere un po' quelle che sono le varie caratteristiche degli ordini. Questa è la Time Frame Trader, dedicata appunto a un discorso per avere multi time frame. Potete poi inserire i vari studi, quindi tornando al discorso di quali indicatori ci sono, come volumi c'è questo indicatore, e il move up, se non sbaglio, anche è dedicato ai volumi, quindi volumi ovviamente dei mercati regolamentati che potete poi inserire. Quindi queste un po' sono le varie condizioni, quindi per andare poi ad aggiungere i vari studi, potete inserirne quanti ne volete, potete anche poi ovviamente allargare il grafico, cancellare i vari strumenti qui, se non vi piace un oscillatore lo togliete andando sulla freccia in basso e cliccando su Remove. Purtroppo la piattaforma è disponibile attualmente solo in inglese, tra le varie preferenze qui, il language, potete poi decidere le varie lingue, al momento non è disponibile in italiano, questa è una pecca della CQG, ho chiesto di poterla avere in italiano più presto, perché comunque fa sempre bene avere anche la propria lingua per evitare magari delle incomprensioni con la lingua inglese. Poi potete decidere, io non so, a me piace il dark, ma se volete comunque la volete bianca, la piattaforma, potete anche decidere di cambiare il layout. Io la rilascerei dark. Ok, quindi cliccando poi sulle finestre qui ritornate sulla piattaforma e qui in questa dashboard, oltre ad avere tre time frame, avete anche quelle che sono un po' le indicazioni su le posizioni che poi invierete al mercato, oltre ad avere un sommario del vostro balance. In questo caso ci sono $6,450 con anche informazioni sul margine. Attualmente non è aperta nessuna posizione, quindi non c'è del margine impegnato, e poi con il profit e loss e varie comunque informazioni in basso a destra, e sulla parte destra ritorniamo a quelle che sono poi le informazioni relative ai vari strumenti. In questo caso potete poi scegliere quelle che sono le varie liste, andando su New List, vedete qui potete poi scegliere i vari strumenti, quindi non so, se volete il dollar index, vi potete creare la vostra lista con i vari strumenti, quindi andando sull'ok avrete direttamente poi queste informazioni. E cliccando sulla
parte su questa freccia in basso, ritornate un po' su quelle che sono le liste che vi ho fatto vedere prima. Mi sono dimenticato solo di mostrarvi lo Small Exchange, che cos'è? È praticamente un broker, possiamo definirlo così, che ha degli indici molto interessanti, e come ad esempio quelli legati sulla cannabis, sulle cripto, che potete negoziare direttamente anche con Tikmill. Andatevelo a guardare perché sono informazioni molto interessanti, e se aprite poi il conto con Tikmill, quindi accedendo poi alla CQG, avete l'opportunità di avere appunto lo small exchange con un token di 100 euro. Quindi è un qualcosa in più che vi può servire e dare comunque delle informazioni rispetto a quelle che sono magari delle caratteristiche difficili da negoziare sulle cripto, sui CFD per via dei volumi. Quindi se volete poi negoziare magari degli indici dedicati a un basket di cripto, comunque di aziende legate al mondo delle cripto, potete farlo attraverso lo Small Exchange. Andate a guardare magari anche su Google che cos'è, è un, diciamo, qualcosa che sta prendendo molto piede, che offriamo con Tikmill. Io adesso qui purtroppo non ho ancora la connessione, il data feed dello Small Exchange, pensavo di averlo, mia colpa, però voi lo avrete nel momento in cui andrete poi diciamo, ad aprire il conto con Tikmill. Allora, questa quindi era la seconda dashboard, poi c'è la News Trader, che vi dà altre informazioni, vedete qui sulla destra, aspettiamo che vi dà un po' tutte quelle che sono le info legate al mercato, quindi sulla destra vedete un po' tutte quelle che sono le informazioni, e in basso a destra l'orario di trading attuale di Francoforte alle 19:23, quello di Tokyo e di Chicago, e ritorniamo poi anche qui con delle informazioni relative all'account, quindi con il vario balance e quant'altro, il book con i vari livelli, il grafico che vi ho fatto vedere prima, la famosa lista con le varie liste da poter negoziare, poi c'è un riquadro in basso sui volumi, vi dà diciamo un'indicazione sul Nasdaq, gli attuali volumi sono al 93% del volume di ieri, e il 68% dei volumi totali. Quindi vedete che qui c'è questa informazione con i volumi attuali, che sono circa 350.000 rispetto ai giorni precedenti. Quindi vi dà anche un'idea di quelli che sono i volumi. Sono dei tool, dei widget che possono essere così, sono informativi, non sono nulla di che, però è un qualcosa sempre in più da avere. Poi c'è la sezione dedicata agli scalper, per poter poi negoziare direttamente sul grafico. Qui abbiamo anche le informazioni relative alle opzioni. Allora, sulle opzioni attualmente si possono solo comprare call e put su alcuni strumenti, attualmente sull'indice americano, sull'S&P e sul micro euro dollaro. Però questo è un qualcosa che andremo ad aggiungere nei prossimi mesi, perché abbiamo bisogno comunque anche di quelle opzioni che possono essere vendute, e lo faremo. Voi avete già adesso tutta la schermata con adesso poi la vediamo nell'Option Trader, però c'è già sulla piattaforma, ma attualmente a livello operativo si possono solo comprare e vendere sugli strumenti che vi ho detto prima. Allora, io direi di magari volevo farvi aprire una posizione, però poi la vediamo dal book. Ecco, questa è la sezione invece dedicata alle option. Qui abbiamo le opzioni sull'S&P con
i vari strike. E i vari prezzi. E la parte dedicata invece all'account con diverse informazioni, gli ordini inviati al mercato che sono stati appunto eseguiti, gli ordini in lavorazione che attualmente non ce ne sono perché non ho inserito ordini, gli ordini cancellati e gli ordini parcheggiati. Poi ci sono informazioni relative al balance che abbiamo visto prima, al margine, e altre informazioni sulla destra, sempre relative al balance. Questa invece è un po' la schermata che mi sono creato io, perché proprio potete anche personalizzare il widget andando ad aggiungere qui i vari tool. Vedete, c'è questo che non ha qualcosa di carino con la schermata, con lo scrolling, dove potete poi vedere un po' tutti quelli che sono gli strumenti e le solite liste, poi in basso il grafico e le news e poi anche le map con i vari strumenti, quelli che stanno guadagnando di più. In questo caso c'è il Bitcoin con il 3,50%. Ecco, questa poi è la sezione chart per poter crearvi i vostri, le vostre dashboard. Per esempio, se volete la schermata dei volumi, cliccate sul chart e vi esce la schermata dei volumi. Se volete solo il candles, poi qui potete aggiungere altri strumenti e vi potete creare un po' quelle che sono le vostre preferenze. Quindi ci sono tutte le informazioni sia di chart, sia di quotazioni, di simbolo info, di trade, hybrid order ticket. Per esempio, se voglio crearmi questo il book con solo il grafico, lo posso fare. E da una parte ho il grafico e in basso posso avere il book. Li connetto tra loro con i pallini, quindi poi se voglio cercare un determinato simbolo, diciamo euro dollaro, eccolo qui. Sto preparando la schermata per inserire un ordine a mercato, così vediamo questa parte qui. Allora, come dicevo, sugli ordini ce ne sono diversi che hanno caratteristiche del tutto differenti da quelli che sono a cui siamo abituati con la MetaTrader 4. Ad esempio, un ordine può avere una durata giornaliera, una durata buona fino a cancellazione o una durata fino a una determinata data o una determinata ora. Quindi qui ci sono diverse sezioni. Poi c'è questa sezione qui, Fill and Kill. Significa che esegue e cancella tutti gli altri ordini e fill or kill, quindi va a inserire l'ordine o l'ordine viene, in questo caso,
eseguito totalmente oppure cancella tutto il resto. Quindi sono delle caratteristiche che diverse un po' dalla Metatrader 4, diciamo che se vogliamo avere quello a cui siamo abituati dobbiamo ottenere il buono fino a cancellazione, perché se mettiamo il day poi a fine contrattazione viene cancellato. Poi c'è l'ordine stop, che è quello a cui siamo abituati, quindi con buy stop, sell stop, ordini limit, e poi sell stop limit, quindi è una caratteristica diversa dove ci sono due condizioni praticamente che vanno inserite. C'è una sezione dedicata sulla CQG agli ordini, se la trovate anche su YouTube, dove vi spiegano un po' tutte quelle che sono le caratteristiche relative agli ordini. Se vogliamo mantenere un po' quelle che, e quindi abituate un po' all'operatività con la MetaTrader 4, allora mettiamo il caso che facciamo un'analisi su euro-dollaro e voglio comprare alla rottura di questo massimo. Quindi posso, ho due modi. Uno, andando ovviamente sul buy, cliccando con il tasto destro del mouse, ed clicco su buy e mi riporta questa schermata qui, quindi ho il book oppure direttamente il trade, dove mi vado a inserire tutto il, quello che va inserito, oppure vado direttamente sul, diciamo, sul prezzo che mi interessa, quindi il 17,5, e inserisco un buy stop, quindi un place order, e vedete che qui si crea un pallino con la relativa linea di acquisto su euro-dollaro. Questo pallino posso cambiarlo. Allora, io chiedo sempre la conferma dell'ordine per i motivi che vi ho spiegato, però dalle preferenze, per chi è già avvezzo, è comunque abituato a questo tipo di ordine, può andare a, diciamo, levare la conferma di ogni ordine e quindi averlo direttamente al mercato, soprattutto per chi è scalper, magari fare anche un click in più può dar fastidio. Quindi in questo caso potete spostare il vario pallino in base un po' a quello che è il livello. Allora, potete poi inserire anche direttamente lo stop loss e il take profit, andando a modificare quella che è la sezione relativa e sulla parte bassa del book, con loco che, allora, potete, il problema qual è? Che se io adesso inserisco il buy stop qui e voglio lo stop loss qui, sapete benissimo che sui futures non c'è questa possibilità di inserire l'ordine prima buy stop e poi il sell stop, perché se io adesso inserisco il sell, io voglio entrare a 17,05, mi voglio stoppare a 16,90, io clicco qui, lui me lo inserisce come un ordine normale, ma questo in realtà sarebbe un ordine di stop, quindi andrebbe prima eseguito questo e dopo questo. Quindi in questo caso non si capisce quale sia prima l'ordine che deve essere eseguito. Quindi per questo la funzione che si può inserire direttamente durante l'ordine, e lo rifacciamo tutto, quindi mettiamo il caso, io voglio entrare a 1.17.05, quindi devo prima cliccare su 1.17.05, piazzo il buy stop, c'è una sezione che si chiama break mode. Che cos'è? Si può ovviamente personalizzare, vi va a inserire il target profit e lo stop loss basato o sui tick o sui dollari o sul prezzo. Mettiamo il caso che io voglio, perché o non conosco il valore della size, diciamo, di ogni singolo tick,
Posso dirgli, guarda, io voglio guadagnare 50 dollari e perdere 100 dollari. E su questo ordine, che è inattivo, vedete che se è illuminato di giallo, c'è questa funzione qui, quindi molto importante da inserire, se no altrimenti poi lo stop loss lo potete inserire una volta che è stato seguito l'ordine 17.05, proprio perché l'ordine contrario sarà il sell stop. In questo caso, se volete invece già inserirlo in macchina, potete utilizzare questa funzione. Poi potete anche parcheggiare un determinato ordine che magari avete fatto un'analisi e non siete più convinti di quell'analisi, potete parcheggiarlo per 5-10 minuti cliccando su questa parte qui. Vediamo se sulle preferenze l'ho attivato. Ok. Per cancellare l'ordine, vedete, qui c'è la X, quindi potete cancellarlo. Ovviamente potete anche poi modificarlo direttamente anche dalla linea del grafico. Quindi andando a cliccando su Modify Order. In questo caso io l'ho cancellato. Qui riclicco sulla schermata e praticamente poi l'ordine non vale più per questo, diciamo, la funzione del target profit dello stop loss, rimane solo in macchina, in memoria. Qualora voi vogliate poi inserire un altro ordine, ce l'avete già in memoria. Dicevo, sul discorso del parcheggio di un ordine, potete attivare un ordine dopo un determinato periodo di tempo, anche personalizzare, quindi mettiamo il caso che, non so, io non sono più convinto che magari nei prossimi 10 minuti mi vado a fare il breakout, quindi non voglio entrare tra 10 minuti, ma per qualsiasi motivo entrare tra 15 o un'ora, posso inserire una funzione qui nella schermata. Quindi questo grosso modo è la modalità di ingresso. Allora, vediamo, facciamo un'ultima entrata a mercato, se vi faccio vedere quelle che sono le caratteristiche dell'account. Quindi questo è il prezzo corrente. Allora, se voglio entrare al mercato, ovviamente faccio, clicco direttamente sulla prima schermata S1 mercato, piazzo l'ordine e vedete che l'ordine è stato eseguito. E qui posso inserire lo stop loss che ha in memoria già la funzione che ho messo io, i famosi 100 dollari, oppure il target profit. Allora, vediamo, magari abbassiamo a 50, visto che questa è solo una prova. Ho piazzato l'ordine e vedete quella che è un po' la funzione, con i micro siamo, diciamo, il tick value è molto basso, quindi vedete che i 10 dollari li guadagno se va a 1.1686 la linea verde, questo invece è lo stop in area 1.1737, quindi avete poi tutta l'informazione e abbiamo anche qui poi quelle che sono le informazioni relative all'account, quindi con il balance, con il margine che attualmente vi è stato richiesto, che sono 266 euro, e con il profit e loss, il flottante momentaneo. Quindi sono un po' tutte queste poi le informazioni. Allora, questa è un po' la C2G, quella a primo impatto. Ovviamente è impossibile spiegarla nel dettaglio con un webinar. Io vi invito a scaricarla, proprio perché la demo è disponibile per 21 giorni. Mi raccomando, solo
potete utilizzare solo un'email, quindi una volta che decidete di scaricarla, scaricatela quando avete la possibilità poi di provarla per 3 settimane, perché poi non sarà più possibile, provarla con quell'email, e mi sa anche con lo stesso IP, la C2G riconosce lo stesso IP, quindi non vi fa più fare la prova di 21 giorni, quindi fate molta attenzione, questo è un aspetto molto importante. Allora, vediamo se ci sono altre domande, altrimenti ci salutiamo. Allora, il classico trader rete Salvatore, ok, sì, forse ti riferisci al sell su euro-dollaro. Potrei rivedere la schermata delle opzioni. Allora, questa è, diciamo, la dashboard relativa alle opzioni, che, come vi dicevo, comunque attualmente sono un po' limitate, perché dal punto di vista della gestione con Tickmill, attualmente si possono solo comprare o vendere le, no, comprare solo call e put, scusate, forse prima ho detto anche vendere, no, si possono solo comprare call e put, quindi dove andate a pagare il premio praticamente, quindi la possibilità di perdita è solo legata relativa al premio su gli indici, maggiori due indici, Nasdaq e l'S&P, e sull'euro-dollaro. Quindi attualmente è un po' limitata il discorso delle opzioni, però avete tutte le informazioni relative a quelle che sono gli strike, anche l'open interest e quant'altro. Ok. Va bene, ok, io direi che possiamo salutarci, e io vi do appuntamento ai prossimi webinar. Il prossimo sarà, ritorniamo sul discorso CFD, e parleremo di spread trading con Pip Trend Academy, quindi il 4 di novembre, e poi sul lato future sicuramente avremo altri webinar o qualcosa di in mente di molto interessante, magari il prossimo, se riusciamo a farlo, sul Bookmap, che è molto, molto professionale come piattaforma. Quindi vi darò tutte le informazioni poi relative, le trovate su tutte sul sito di Tickmill. Grazie a tutti e una buona serata.